Ok. Ciao a tutti, siete ancora pochi, aspettiamo che siate un po' di più e poi indovinate dove mi trovo. È facile, è molto 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 facile capire dove mi trovo. È facilissimo. Mi dite se si vede bene, perché io vedo solo sole e basta. Mannaggia, ho messo la mano. Aspettate. Ciao Sonia. Si vede? Sono passati i vigili, la polizia locale. Ah, così si vede, così vedo anch'io. Sì, si vede e la mia voce si sente. Non voglio urlare perché c'è gente in giro e non voglio sembrare una pazza scatenata. Ok, grazie a tutti. Ciao Angela. Allora, dove sarò? È facile, facile, facile dove sarò. Continuiamo a camminare. Si vede bene? Sì, no, sto chiedendo al regista se si vede bene. Continuiamo a camminare, vi porto con me in un posto bellissimo. Ma proprio bello, bello, bello. Credo di non sbagliare, di non esagerare. Se dico che è il paese più bello, anzi la città più bella del sud-est barese. Non esagero, vi rassicuro che non esagero. Guardate se io posso esagerare. Guardate dove sono. Qui c'è l'anfiteatro, adesso ve lo faccio vedere da sopra. Venite con me. Nessuno indovina. Ah, adesso vedo i vostri commenti, prima non si vedevano. Ah, ok, quindi posso parlare con questo tono di voce che si sente bene. Benissimo. Allora, questo è l'anfiteatro. Nessuno ancora ha indovinato dove sono. Ciao. Quindi, questo è l'anfiteatro. Ex Villa Belvedere. E adesso andiamo a vedere la parte più bella. Già questo è uno scorcio bellissimo. Quindi, dove sono? È facile. Se vi dico che è la città più bella del sud-est barese, dove posso essere? La più bella proprio in assoluto. Questa è la torre dodecagonale. Spero di averlo detto correttamente. Non vorrei riprendere i bambini. Ah sì, e beh, ci sono le donne di Conversano, sì, sono a Conversano, sul largo della corte, sì, che bellissima la nostra Conversano, sì, adesso ci avviciniamo alla parte più bella, c'è tanta gente come vedete, tantissima. Adesso vi faccio vedere. Mi sembra buio la mia ripresa, però spero che da voi si veda bene. Sì. La mia città dal 2011, Conversano, è stata insignita come città d'arte, quindi devo dire città, ma io sono abituata a dire paese. Però è una città. La mia città è bellissima. Dovete venire. È troppo bella. Sì, adesso sto andando verso il castello e verso la villa. Ho perso il regista. Che
Adesso sta arrivando. Ah, ecco perché avevo perso il regista, perché stava facendo un commento. Stefania, devi venire a conversare, bellissima. Eccoci qua, adesso si apre un posto bellissimo, che adesso vedrete. C'è tanto sole, io non vedo niente, ma penso che voi sì. Ecco qua. Guardate che meraviglia. Che posto splendido. Eccoci qua. Siamo nei pressi del castello. Questa è la cattedrale, quella che vedete in fondo. E questa a destra è la villa. Villa Garibaldi. Ed ecco il nostro magnifico castello. Adesso mi allontano per farvelo vedere meglio. Vediamo. Ciao Raffaele, saluti a te in Finlandia. Sì, sì, è bellissima conversando. Adesso vi faccio vedere meglio il castello. Mi allontano. Ecco qua. Ecco qua. Forse devo allontanarmi ancora un po' per farvelo vedere per intero. Ecco. Ora mi fermo e vi faccio una bella panoramica. Questo è il castello di Conversano. Adesso ditemi voi se c'è una città. Sì, sono a Conversano. Che ha un castello più bello di questo? No. È meraviglioso. Ora vi porto in villa e poi vi faccio vedere la cattedrale. Aspettate che abbasso un po' perché ci sono i bambini piccoli, non posso riprenderli. Ok, ecco, adesso c'è un po' di ombra e riesco a vedervi. Sì, Cristina, sono a Conversano. L'altra volta ero a Polignano, ma io devo farvi vedere Conversano. E adesso andiamo nella villa. Conversano è la mia città, quindi ecco qua, guardate lo spettacolo di questo posto, guardate. Penso che si veda bene. Aspetta, se vi faccio giro un attimo il telefono, vediamo. No, forse non riesco. No, no, dai, rimaniamo così. Guardate. Sì, adesso farò tutto. Antonio Cannone, tu piangi sempre. Tu piangi sempre. Ecco, qui pensate un po' che prima si facevano le foto dei matrimoni. Venivano anche da paesi limitrofi per fare le foto dei matrimoni. Ancora oggi. È stupenda. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa bella. Ciao Graziale, anche il castello di Barletta è bellissimo. Sì, sicuramente. Ma quello di Conversano di più. Non l'ho mai visto quello di Barletta, non voglio sminuirlo. È solo che oggi voglio parlare di Conversano. Voglio dire che Conversano è veramente bella. Vi aspetto tutti, adesso che si può viaggiare un po' di più. Venite a Conversano. Oltre che è bella la città, troverete il buon cibo. Guardate adesso, quando finisce questa serie di alberi, che cosa bella, vedrete. Ah, Antonio, ti manca Conversano, hai ragione. Hai ragione anche tu. Adesso alla fine vi faccio vedere una bella panoramica di Conversano. Come vedete si può passeggiare tranquillamente con le biciclette, a piedi.
È bellissimo qui. Ciao Dora, ciao Nina. Eccoci qua, adesso torna il sole e vi faccio vedere dalla balconata che cosa si vede. C'è una piccola fontana ed è bellissimo anche questo scorcio di città. Adesso arrivo. Non posso fare più in fretta di così, altrimenti il telefono si muove tutto. Ecco qui. Ecco, c'è anche la fontana in funzione. Quindi, adesso magari allarghiamo un po' e spero che si veda. Allargo. Ecco qua. Ecco qua. Ecco la fontana e guardate che bello scorcio. Ritorniamo normale. Ecco qua. Manca la statua che è in fase di restauro. E questa è la nostra villa. Dove d'estate veniamo a passeggiare. E questa è da dove sono venuta io. E quindi vedete gli alberi. Conversando, mi è rimasta nel cuore. Lo so. Sì, verrò, verrò a visitare. Alessandro, hai visto? Conversano. Ciao Alessandro. Sì, adesso andiamo da questa parte. Vi faccio vedere la scala del Vicciarolo. E poi andiamo alla cattedrale. Non è bellissimo? Ah, lì c'è un piccolo parco per i bambini, per giocare con le giostrine. Adesso vi faccio vedere un altro bellissimo posto di Conversano, le scale del Vicciarolo. Questo è il torrione. Ah, questo è il torrione, dedicato a Sante Simone. Uno delle tanti torrioni di Conversano. Ora. Ah, tu Tina ti chiami Conversano, benissimo. E questa è la scalinata del Vicciarolo. Pensate che parecchi anni fa qui c'è stato Pippo Baudo, il mitico Pippo Baudo che fece Miss Italia, delle puntate di Miss Italia, proprio perché questo pezzo di scala è veramente straordinariamente bello. Ah, stai per tornare Alessandro, benissimo. Allora, da qui adesso noi ci spostiamo da questa parte e percorriamo questa piccolissima stradina interna al centro storico. Guardate com'è piccolo e da qui vi porto alla cattedrale. Un'autostrada. Le battute di regista. Quest'estate rimango a casa, ci vediamo a Natale. E va bene, a Natale va benissimo. Adesso. No, andiamo alla cattedrale. E questo è il centro storico di Conversano. Come vedete, le piantine. Questa è una tipica abitazione di Conversano, sicuramente di tutto il sud-est barese. Fatta con questi scalini altissimi che ti portano a casa. E poi il centro storico formato da tutti questi archi bellissimi che ti congiungono da strada a strada. Un gattino. Miau. Un gattino all'attacco. Ehi, micetto. Vuoi salutare anche tu? No, se ne va. Ah, ecco chi voleva attaccare. Un piccione. Cosa del passo immobiliare del quest'anno?
ormai ho girato. E stiamo per arrivare alla cattedrale. Qui c'è un albero di ulivo. Vedete? Come vi ho detto prima, gli archi. No, con Versano non c'è il mare. Se ci fosse il mare, qualsiasi città del sud-est barese non varrebbe niente se con Versano ci fosse il mare. Perché ci manca solo il mare, però devo dire la verità, il mare è a 7 km, è vicinissimo. Quindi venite a Conversano, avete il mare vicino, avete le grotte di Castellana vicino, Bari a 20 km, quindi è impostazione strategica. Ed eccoci qua, che siamo alla cattedrale. Eccoci qua. Si vede? Bellissima. Ora, io voglio provare ad entrare. Naturalmente, stiamo tutti zitti se entriamo nella cattedrale. Cioè, io sto zitta se entriamo nella cattedrale. Adesso ci proviamo ad entrare. Vediamo se è troppo buio, esco. Altrimenti... Sono stata tanti anni fa a Conversano, in quel dedalo di stradine mi sono sempre persa. Vita Maria, che rimanga fra noi. Io sono nata a Conversano, ma io mi perdo ancora oggi. Ecco qua. Io ora entro nella cattedrale, però sto in silenzio. Zitti pure voi. Shh. Faccio finta di niente. Sì, sì, sì. No, hai ragione. Ecco qua, stanno recitando il rosario. Questa è la cattedrale di Conversano, non posso parlare. Adesso usciamo, mi sono fatta già il segno della croce e andiamo via. Ecco qua, passiamo un attimo, ecco qua, avete visto che bella? Adesso dove andiamo, regista? Dove andiamo? Di qua? No, di qua, non di là, torniamo al castello, vi facciamo vedere da questa parte. E che cosa sta da vedere di qua? Ah, ma è lontana? Aspettate, vi voglio far vedere la stradina. Questa è la fiancata della cattedrale. Non si vede niente perché c'è il sole e c'è un fascio d'ombra. Piano piano andiamo. Dove dobbiamo andare? Di qua? Da qua. Siamo ancora nel centro storico. Ma poi dobbiamo tornare indietro per tornare al castello e chiudere il castello. Oh,
di qua. Vedete che bello il centro storico? Sì, poi andiamo al castello, poi torniamo al castello. Questo è un vico. Da qua dobbiamo andare. Oddio, è buio. Vabbè. Siamo entrati in un piccolo vico. Qui ce n'è un altro. Vedete com'è? Sicuro che se ci fosse il mare, il movimento sismico sarebbe molto di più. Va bene, ma il mare è vicinissimo. A volte nelle città di mare è così caotico. Venite a Conversano, sentitemi a me. Lasciate. Al mare ci potete sempre andare. Guardate, adesso vi faccio vedere un'abitazione veramente particolare. Non so come facevano ad entrare. Ah, si stanno le scale. Questo è un sottano. Si vede? Guardate un po'. Queste sono le scale per entrare e qua è il portone di entrata. Penso che ci abitino ancora. Ci spostiamo. Qui c'è un'altra. Qui c'è un altro torrione. E andiamo. Qui c'è un'altra stradina piccolissima. Autostrada del sole. Oddio, ma io non voglio passare da questa stradina piccola. Vedi qua motiva? No, ma io non voglio passare di qua. Vedi qua motiva? Sì. È troppo piccolo, ragazzi. Non è che io non voglio passare per che cosa. Perché mi fa... Mi... Vedi. Questa è una edicola votiva. Vedi. Ecco, il regista mi ha preso con l'inganno. Perché sa bene che... Questa stradina non amo farla perché è troppo stretta, è la mia claustrofobia. Dai, forza e coraggio, velocissimamente. Oddio, perché lo sto facendo? Veloce. Ci sono degli scalini. Ce l'ho fatta, ok? E adesso siamo arrivati a San Cosma. Non lo so se è aperta. Aspettate, torno un attimo indietro per farvi vedere. Guardate che bello. Questo è un vicolo. Non è bellissimo? Non perché lo dico io. Ho superato la mia ansia. So io il cuore dove ce l'ho. Nelle tempie, nella gola, nello stomaco e nella pancia. È chiusa. E questa è la chiesa di San Cosma. Mi dispiace che sia chiusa. È chiusa. Sì, l'ho fatta vedere, ma in questo momento è chiusa. Mi dispiace, sarei voluta entrare. Quindi, adesso, dove possiamo andare per tornare... Qui c'è un altro arco, di qua possiamo andare per tornare in villa? Ok, e di qua adesso vi porto di nuovo in Arco di Corte. Sul largo della corte. Qui c'è un'altra edicola votiva. Vedete? Via Capone. Questa è Via Capone. Ce ne sono tante. Sì, sì, è bellissima Paola, è bellissima. Da quel vicolo non passo da una vita per lo stesso motivo. Sì, la cosa bella è che prima di uscire di casa io avevo detto che tutte le strade avrei percorso tranne quella. E questo caro regista mi ha portato proprio da quella strada. Da qua dobbiamo andare? Non possiamo fare le strade aperte, belle, larghe, con l'aria? Ok. Allora, io vi devo fare una confessione in diretta mondiale. Io non conosco molto bene il mio paese.
il regista si sta sbattendo la testa al muro, perché diciamo la verità, io sono sempre stata chiusa dentro qualche parte a lavorare. Ecco qui, c'è un'edicola votiva dedicata alla Madonna della Fonte. Vediamo. Si vede? Questa è dedicata alla Madonna della Fonte, che è la patrona di Conversano, la protettrice. Ok? Paola, la via porta il cognome di mio marito, Capone. Ah, ma vedi? Solo noi abbiamo la Madonna Fonte, sulla Conversano. Eh sì, infatti. Infatti il nome Fonte, se conoscete qualcuno che si chiama Fonte, ha origini conversanesi per forza. Perché solo a Conversano ci sono donne che si chiamano Fonte. Guardate adesso, questo è un altro scorcio bellissimo. C'è un po' di musica. Guardate che bello quest'arco. Allarghiamo un po'. Da poco ristrutturato. Sì, questo è stato ristrutturato da poco. Stava cedendo. Si sente un po' di vita. Qui è ancora Natale. Sto scherzando, naturalmente. Questo è un piccolo esempio di luminarie che vengono esposte in paese quando ci sono le feste patronali, e quindi, che ne so, la Madonna della Fonte, Santa Rita, vengono esposte queste luminarie lungo tutta la strada in cui ci sarà la processione o ci sarà la festa. Vedete che belle? Ah, sei di nuovo tu, Keitor, dall'America. Ciao. E ora dovremmo tornare al punto di partenza, e quindi usciremo di nuovo la cattedrale. Sì. Ecco, vi dicevo, io non conosco molto bene il mio paese, lo amo tanto, non lo conosco bene perché non sono andata molto in giro nella mia vita. Guardate qui. Regista, mi continua a distrarre e a interrompere, come sempre. Questa è via Panaro, famosissima a Conversano, perché quando parli con una persona anziana ti parlerà sempre di via Panaro. Perché non fa la guida turistica? No, e io che cosa devo fare? Non sono capace di fare la guida turistica nel mio paese, perché ho detto, non sono una che è andata molto in giro passeggiando. La verità è che io ho sempre lavorato, e quindi tempo per andare passeggiando ne ho avuto sempre molto poco. Purtroppo è così. Purtroppo, per fortuna. E adesso torniamo alla cattedrale. Che c'è? Perché ridi? E andiamo da questa parte questa volta. Grazie Elisa. Guardate, la cattedrale è stata restaurata veramente da pochissimo tempo. Guardate che bella. Guardate. Potrebbe essere San Cosme di Damiano. Sì. Un portale. Qui c'è una galleria d'arte, vediamo se c'è qualcuno, salutiamo. Si stanno facendo dei lavori, c'è la mia amica Vittoria Rutigliano e il mio amico Beppe, stanno facendo dei lavori, non voglio disturbarli. Sì, questa è una galleria d'arte bellissima, è importantissima, di Conversano. Se passate venite a vedere le sue opere d'arte, perché è veramente bravissima. È veramente molto brava, quindi se vi capita venite a guardare.
si chiama Vittoria Rutigliano. Facciamo pubblicità a chi lo merita. Questa è un'altra. Un portale, ingressi secondari. Sono tutti ingressi secondari della cattedrale. Adesso però non credo che si aprano più. Vedete? Ah, grazie a me puoi dire che conosci. Guardate qui. Questa sarà sicuramente opera di Vittoria Rutigliano e di Beppe. Conversano in fiore? Sì, sì, perché qui c'è appena stato il maggio conversanese. E quindi tutte le strade sono state addobbate a fiore. Ci doveva essere una bella manifestazione, che però purtroppo, causa Covid, non c'è più stata. Ora vi porto, ecco qua. Guardate. Questo è una delle cose più belle, dico uno degli scorci più belli di Conversano. Guardate, il campanile di San Benedetto, con le maioliche, bellissimo. Si vede? Ah, Franca, lavori qui? Bene. Palazzo Vescovile. E questo è il Palazzo Vescovile, perché Conversano è anche sede vescovile, quindi il Vescovo abita qui. Questo il Palazzo Vescovile. Non c'è mai stata tanta gente in giro come oggi, a quest'ora di sabato pomeriggio. Adesso vi porto verso San Benedetto e poi chiudiamo di nuovo verso il castello e ci salutiamo, perché non so già da quanto tempo sono in diretta. In via Porta Antica della città abitavamo, se dobbiamo far vedere San Benedetto, boh, mostraci dove compare, comprare, ah, non so come si pronuncia il tuo nome, le teglie di ferro per fare la focaccia si vendono alla fiera. Io qui negozi che vendono teglie di ferro non ne conosco, ti dico la verità. Però la fiera che ci sarà il 21 giugno, la fiera? Sì. 29, scusate, il 29 giugno ci sarà la fiera per San Pietro e Paolo. Potete trovare le teglie di ferro per la focaccia. Ora dove siamo? Siamo a San Benedetto. Ecco qui. Una signora mi ha chiesto di vedere le mura megalitiche e adesso le vedremo. Allora, questo è il portone di entrata d'ingresso di San Benedetto. Questo qui. Adesso mi sposto un attimo e vi faccio vedere. Il campanile più alto. Questo è veramente spettacolare, guardate. Sì, sì. Guardate. Non è splendido? Si vede delle puntate adesso nitrate. E qui scendiamo da San Benedetto e queste sono le mura megalitiche a destra. Ora, aspettate che mi avvicino un po' e vi faccio vedere tutto. Cerchiamo di non fare danni. Eccole qua. Vedete? Queste sono le mura di cinta. Sto scendendo con cura e attenzione. Ecco qua le mura megalitiche che mi avevate chiesto prima. Sì, venite in Puglia. No, no, questa non è Bari, Elisa. È bella anche Bari. Questa è Conversano. Si vedono? Questo, se non ricordo male,
reminiscenze scolastiche furono costruite per proteggere la città. Infatti questo è un ingresso per la città vecchia. Ora scendiamo e ritorniamo. Vi faccio vedere questo ingresso. Porta Tarantino. Eh? Porta Tarantino. Ah. Ma dove ci incontriamo per uno shokunking sotto le mura? Chi lo sa, un giorno potrebbe anche darsi. Allora, torniamo verso il castello. E il castello vogliono vedere. Andiamo verso il castello. Perché non possiamo stare qui le ore in diretta a trattenere le persone. Questa parte ve l'ho già fatta vedere. Ci salutiamo. Dove è andato il regista? Ah. Perché dobbiamo andare di là? Ma troppo tempo, Stan. Volete vedere altre parti o chiudiamo? Stava comune, questo comune è via portando dentro la città. Allora, il castello l'avete già visto, vi faccio vedere la piazza del comune. Aspettate. Diciamo che c'è un po' di gente in giro. Questa è la scalinata che io ho percorso prima che ho sceso, e quindi vedete benissimo. Adesso vi faccio vedere bene. Si vede bene il campanile? Non è bellissimo? E queste si chiamano le scale di San Benedetto, chiamate da noi a conversare, noi le chiamiamo così. Quando ci dobbiamo dare un appuntamento. Ok? Adesso vi porto a vedere altro. Andiamo da questa parte. Questo è un ingresso nella città. C'è tantissima gente in giro. Mettiamoci la mascherina. Ah, però devo dire, siete in tanti. Siete in tanti a seguire ancora la diretta. Adesso andiamo verso... Stavo per essere investita da una bicicletta. Voi non potete crederci, ma è così. Ora, qualcuno... Guardate. Ok. Ci sono tantissimi ragazzini che giustamente dopo la clausura forzata escono. Togliamo di nuovo la mascherina perché adesso non c'è nessuno e io non respiro. Ecco qui, c'è qui Piazza 20 Settembre, quindi il municipio. Qui c'è qualcuno che ha le ciliegie. Eccole qua. Si vedono? No, no, non ti preoccupare. È meglio. Aspetta che... Si vedono. Grazie mille. Grazie. Ed eccoci qui. Adesso questa è
ci dispiace, è chiusa, se no vi facevo vedere questa bellissima balconata. Questa è veramente splendida, però è chiusa, non si può salire. Però ve la faccio vedere dal basso. Adesso andiamo verso il municipio. Ora non so se voi questo pezzettino di municipio l'avete visto già nel film di Checco Zalone. È vero? Era nel film di Checco Zalone. È così. Il municipio venne ripreso nel film di Checco Zalone. Vai più su San Francesco. Ora arriviamo e facciamo vedere tutto. Allora, vi faccio vedere. Quella è la chiesa di San Francesco. Una chiesetta piccolina. La sede del comune era un convento. Adesso la sede. E questo è il municipio. Vedete? L'orologio. Ora vi faccio vedere l'orologio. E poi ci salutiamo. Perché penso di avervi fatto vedere tutto. Allora, ora vi faccio vedere l'orologio e poi vi parlo di un'altra cosa caratteristica del mio paese, il gelato. Sì, sicuramente negli altri paesi il gelato è buono, ma come a Conversano no, no, no. Ora aspettate, questo è l'orologio. No, non mi ricordo in che film di Checco Zalone. E adesso vi faccio vedere un bar storico di Conversano, che è il Caffè dell'Incontro. Questa non è pubblicità, io non conosco il proprietario, e quindi non si tratta di pubblicità, solamente che è il bar della piazza comune dove si fa un gelato. No, non è pubblicità, ho detto già. Dove si fa un gelato buonissimo, come tutti i gelati in tutti i bar di Conversano. Sì, poi vi compro il gelato a tutti. Quanti siete? 100? 105 gelati. Ora vado a ordinarli, penso che non ce la faccia a farli tutti insieme. Comunque, il gelato caratteristico di Conversano è lo spumone. Ora, come descrivervi lo spumone? Allora, lo spumone è una... No, noi lo chiamiamo bomba, nel senso non che è una bomba calorica, si chiama bomba proprio la confezione del gelato. Quando si va a comprare si dice, si chiama bomba, o mi sto sbagliando? Bombetta, bomba, sì. Questa è la balconata. Questa è la balconata che vi volevo far vedere. Questa è la balconata che vi volevo far vedere. Okay. E quindi è formato dal gelato e poi all'interno c'è una mousse. Veramente la ricetta la tengono molto segreta, cioè non è stata mai divulgata. Però naturalmente uno che lo mangia sa che cosa sta mangiando. E quindi c'è del gelato che di solito è la nocciola intorno e al centro c'è una mousse con delle noccioline. Un liquore e delle scaglie di cioccolato e poi si chiude la bomba con il gelato alla nocciola di nuovo, poi si sforma da questa bomba e si taglia a fette ed è buonissimo. Quindi se venite a Conversano, in quasi tutti i bar troverete lo spumone. Questa è un'altra stradina. La porta delle gabelle. Sì, si chiama Porta delle Gabelle. Guardate come sono. Cosa dobbiamo salire? Vedete? Vi faccio vedere. Questo lo dobbiamo percorrere e questa ci porta di nuovo in villa e quindi al castello.
Però devo dire, mi rendete orgogliosi di voi. Sono proprio orgogliosa. Ci sono 100 persone che stanno guardando tutta la diretta da Conversano. Veramente siete magnifici. Ciao Pasqua. Aspettando il regista. Qui abbiamo. Sì, sì, lì San Marzano non mi veniva, ecco perché ho detto un liquore. Ciao Rosa. E qui abbiamo Santa Chiara. Chiesa e convento. Questa è Santa Chiara. All'interno, se venite, potrete visitare una mostra. Ci sono sempre delle mostre. Sempre. Ora questa è vabbè, ci sono dei negozi, ci sono delle gioiellerie, c'è una gioielleria, ma noi non facciamo pubblicità. Guardate questa parte che bella. Scendevano con i cavalli. Grazie. Prego, Keitorra. Keitorra, ma tu hai origini di Conversano? Allora, adesso non vorrei che il segnale abbia problemi. Adesso torniamo al castello e ci salutiamo. Non so da quante ore sono in diretta con voi, però quanti minuti? Ah, 45 minuti. Sì, è bellissima Conversano, vero? Ora io devo camminare. Stando attenta a non cadere. Ed eccoci qua che ritorniamo in villa. Ecco qua. Ciao Graziella, brava, buona serata a te. Ecco qua. E qui abbiamo l'entrata del castello. Da qui si entra nel castello. Vediamo se andiamo all'ombra e si vede meglio. Ok. Qui abbiamo l'entrata del castello. Entriamo? Entriamo? Volete che entro? Sì, un pezzo. Un pezzettino però. Perché comunque credo che si può entrare. Da qua si va sulla torre, da questa porta qui si va sulla torre, sulla torre maestra. Io non ci sono andata naturalmente, il regista sì, ha detto che è bellissima, è veramente troppo alta. E qui entriamo nel castello. Grazie per la diretta, una grande emozione. Sono di Conversano ma vivo a Zurigo. Ecco qua. Questo è il chiostro interno di Conversano.
del castello. Per un attimo tolgo. Ecco qua. Qui ci sono associazioni. C'è un'associazione bellissima con la quale io ho collaborato. Anche questa non è pubblicità, è un'associazione, quindi è un'associazione culturale del benessere. Questa qui, dove sono venuta a far vedere come si fanno le cartellate ai bambini. E adesso usciamo. Andiamo. Peccato che c'è questo gioco di luci e ombre che non faccia vedere bene, che non fa vedere bene. Andiamo verso il castello. Dove siamo? A Conversano. Tu ci sei stata sulla torre, sì. No, io no, troppo alta le vertigini. Io fra vertigini e claustrofobia. Dai, biondo, ti vedo bene. Madonna, che spavento. Sei bellissimo. Questa è sempre la cattedrale che vi ho fatto vedere prima. Sentono le campane? Vi faccio vedere un'altra parte. Questo è il convitto vescovile, non so se si sente. Sì, Conversano è bellissimo, ho detto vi aspetto tutti. Vi faccio vedere un'altra balconata. Ecco qua, ci sono i fiori e qui c'è tutto il panorama. Spero che si veda bene perché comincia a diventare buio. Bene, penso che ci possiamo salutare anche di qua. Tanto il castello ve l'ho fatto vedere prima. E questo che cos'è? Che cosa? Dillo tu, dai. Questo è una torre. Dillo tu, che cos'è? Adesso ti riprendo e fai il cicerone di Conversano, forza. Questo fa parte del castello di Conversano. Sono le rondini. Bene, vi ho fatto vedere Conversano, avete passeggiato con me, non facevo un giro da almeno 6 mesi e l'abbiamo fatto insieme, quindi ci salutiamo, vi auguro una buona serata, un buon weekend e ci vediamo prossimamente. Penso che ci vediamo martedì, quindi vi do appuntamento a martedì pomeriggio alle 4:30. Grazie per aver seguito questo video e ciao alla prossima diretta. Ciao a tutti, buon weekend. Ciao!